Amici, bentornati sul canale 9000 Giri Elaborazioni Autosportive. Oggi volevo affrontare un tema che tanti nostri clienti ci chiedono, soprattutto sulla parte motore, quando si ha a disposizione una vettura aspirata. Cioè, chiaramente la maggior parte di voi, anzi direi tutti, visto che se frequentate questo canale, un minimo di conoscenza sui motori voi ce l'avete. La differenza che c'è tra un aspirato e un turbo, in mezzo ci sta appunto una turbina che è un moltiplicatore esponenziale che sfrutta i gas di scarico per avere un incremento di potenza che viceversa un motore aspirato atmosferico non ha. Quindi ancora oggi ce ne sono, diciamo, via via sempre meno, ma vetture aspirate ce ne sono ancora e tanti nostri clienti ci chiedono come fare ad incrementare la potenza. Come spesso diciamo, noi cerchiamo sempre di dire in maniera molto esplicita e molto chiara le cose, quindi non illudiamo mai i clienti dicendo che ovviamente su un aspirato è molto difficile avere degli incrementi consistenti di potenza, perché ovviamente sul turbo, agendo a livello elettronico su quelli che sono i parametri e le pressioni della turbina in maniera particolare, si hanno degli incrementi che su una vettura aspirata chiaramente non ci sono. Quindi diciamo il rapporto fra l'incremento di potenza rielaborando, ottimizzando la centralina elettronica, il rapporto, il risultato che ci può essere fra una vettura aspirata e una vettura turbo è 4-1, cioè su una vettura turbo di medie, su un 2000 TDI della Volkswagen, riusciamo a portare a casa 28-30 cavalli, su un aspirato di qualunque genere con 70 cavalli ne andiamo a portare a casa 4-5, perché ovviamente si lavora su parametri molto, molto più circoscritti e ovviamente gli anticipi, iniezione, accensione, cioè sono poche le cose dove si può effettivamente lavorare per avere un incremento di cavalli. Però non è detto che la situazione sia così drammatica. Diciamo che il discorso della centralina si può proporre, si può fare più che altro per ottimizzare quello che è la curva di coppia, per avere una macchina un pochino più brillante, soprattutto per avere una riduzione dei consumi, andando a ottimizzare appunto questa curva che da un punto di vista diciamo stock segue quelle che sono le normative antinquinamento, quindi è migliorabile, però sempre con quel tipo di risultati. Un componente che noi spesso proponiamo e che secondo noi è veramente il, come si suol dire, il calcio sui maccheroni su una vettura, anche sulle vetture turbo va benissimo, ma in maniera particolare sulla vettura aspirata, è questo aggeggio qua che si chiama pedal booster. È un sistema elettronico molto semplice, è un sistema elettronico che va a intercettare il segnale che parte dal pedale dell'acceleratore e arriva al reostato che apre la farfalla di aspirazione, che ha un tempo di reazione impostato dalla casa, cioè tutte le macchine, sia aspirate che turbo, di qualunque genere, anche le macchine più potenti, Questo tempo di reazione è stato impostato dalla casa in millisecondi, in frazioni di secondo. In alcuni casi, soprattutto sulle macchine aspirate, queste impostazioni sono veramente eccessive, nel senso che il famoso buco, cioè tanto per intenderci, quando voi accendete la macchina, mettete la prima e partite, avete un momento di buco prima che la macchina effettivamente parta. Quindi noi abbiamo provato tantissime macchine, tutte le macchine hanno questo momento inerziale, questo buco inerziale all'inizio, ma ce ne sono alcune che veramente drammatico, cioè uno mette la prima, non dico che un quarto d'ora dopo la macchina parte, ma veramente a tempi addirittura pericolosi, cioè ci mette veramente quasi più di un secondo per partire. Quindi al di là del fatto di avere la macchina più reattiva, la macchina più pronta, è anche un discorso di sicurezza, dove uno usa molto il pedale acceleratore, quindi in percorsi misti, in città, tutte le volte che uno, o in montagna, quello che vogliamo, chiaramente andando ad accorciare il tempo di reazione la macchina è molto più reattiva, cala molto meno di giri fra una cambiata e l'altra e ovviamente sfrutta i cavalli, che se anche non sono tantissimi, sfrutta i cavalli che comunque sono sufficienti per portare la macchina a un livello accettabile. Se invece faccio calare troppo di giri, soprattutto in salita e in montagna, faccio calare, passo da una seconda alla terza, da una terza alla quarta, per dire, la macchina cala troppo di giri e fa molta fatica a ritornare in coppia, perché ovviamente il tempo di reazione del pedale acceleratore è
tarato in maniera troppo lunga. Quindi cosa succede? Si monta questo sistema, questa è una centralina collegata a un cablaggio, questo è un bypass, dove si monta maschio femmina, si stacca il connettore dietro il piede dell'acceleratore, quindi un bypass collegato a questa centralina che legge il segnale, lo modifica e ovviamente il tutto viene, questo spinotto si collega alla centralina, il tutto viene gestito da un telecomando che ha quattro selezioni, quindi diciamo che il tempo di reazione può essere personalizzato a seconda delle esigenze, quindi adesso chiaramente non è collegato, ma quando è collegato ognuna di queste, diciamo, di queste selezioni ha una sua luce diversa, quindi City al verde, Sport bianca, Race rossa e Plus e il blu. Partendo dal City, che va a incrementare del 25%, cioè a diminuire del 25%, il tempo di reazione, ogni step si riduce del 25% il tempo di reazione, quindi significa che tra il City e il Plus il Plus va praticamente ad annullare questo buco in partenza. Tante volte diventa quasi eccessivo, perché uno appena schiaccia il pedale la macchina parte immediatamente. Infatti noi quando consegniamo la macchina al cliente, poi dipende da macchina a macchina, comunque quando noi consegniamo la macchina al cliente diciamo sempre: fate voi le prove, state di solito sullo Sport o sul Race, che sono i due settaggi ottimali. Cioè la macchina, quando uno mette una selezione tipo Sport o Race, è molto più reattiva, molto più brillante in partenza e dà una, come dire, una sensazione di guida che probabilmente sul turbo lo è meno, perché c'è un incremento di potenza dovuto alla rimappatura della centralina. Sull'aspirato, dove c'è poco da fare, un aggeggio di questo genere crea veramente una differenza notevolissima. Tutti i clienti ai quali l'abbiamo montato poi mi chiamano e dice: ma mi hai dato quanti cavalli mi hai dato con questo tipo di sistema? Non abbiamo dato nessun cavallo, perché questo tipo di diciamo di elettronica non intercetta la centralina elettronica, lavora solo su un segnale rettilineo, come dicevo, tra il pedale acceleratore e la farfalla la farfalla di aspirazione. Però è talmente, come dire, evidente il risultato che tanti clienti ci dicono: è impossibile, guarda, ho sentito un incremento talmente, una differenza talmente notevole che secondo me ci sono dietro anche dei cavalli, cosa che ovviamente ci dà soddisfazione, ma vuol dire che il lavoro è stato fatto bene, abbiamo raggiunto l'obiettivo e il cliente è soddisfatto. Quindi ritornando al discorso di prima, un sistema che ha un costo decisamente contenuto dà una, come dire, un incremento notevole su parecchie vetture che viceversa hanno questo genere di problemi, e noi lo consigliamo vivamente. Quindi per tutte le esigenze che voi avete su vetture aspirate, il discorso del pedal boost, poi ne fanno di tanti modelli, di tanti tipi, noi proponiamo quello della Seleton, che è una ditta con la quale lavoriamo da tanti anni, ci danno assistenza e volendo anche tarabile, per cui noi ci possiamo sempre collegare in remoto e modificare quelli che sono i vari settaggi. Questo tipo di, giusto per concludere, questo tipo di sistema viene proposto o col classico telecomando, col filo che noi montiamo di fianco al piantone dello sterzo, oppure c'è anche la versione con app, quindi scompare il telecomando e uno si gestisce i vari settaggi aprendo l'app, diciamo, del pedal boost della Seleton, andando a cliccare sulle varie selezioni. Quindi a seconda di quello che è la propensione a usare una parte meccanica, noi consigliamo sempre telecomando, anche perché è più sicuro che non guidare con un telefonino, è già un pochino più ostico e pericoloso, mentre un telecomando, una volta che uno lo imposta, ecco, altro discorso è che tutte le volte che uno imposta una selezione, nel momento in cui uno spegne la macchina e la riaccende, il sistema si setta sull'ultima selezione. Non è che uno tutte le volte che sale in macchina deve andare a fare il settaggio, lui si setta sull'ultima selezione. Se volete lo potete spegnere, tenete premuto questo pulsantino, si spegne il sistema e la reattività torna esattamente come quella che voi avete adesso. Rischiacciate qua sopra, ovviamente si accende, andate a selezionare quello che è il programma che vi piace di più e avete risolto il problema. Direi che geniale. Se avete delle domande chiamatemi, io sono sempre in sede, mi trovate allo 0273 83175, consultate sul sito, c'è anche nella parte motore, c'è una spiegazione
grosso modo è quello che vi ho appena elencato, ma comunque magari avete qualche informazione in più sul discorso del pedal booster. Per qualunque informazione, appunto, consultate il sito www.nomilagiri.it e soprattutto cliccate sulla campanella che c'è sotto e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Alla prossima, ciao!